anche o per la chi, giornalista. Ecco, la giornalista, il conduttore, magari si hanno delle capacità, delle potenzialità, ma non si ha il fisico di Belen Rodriguez, insomma, per fare il nome, ecco. Beh, pretendere di avere tutte e due le cose è un po' tanto, pretendere di essere belli, simpatici, divertenti, preparati, pronti, così è un po' difficile. No, l'immagine è sicuramente la prima cosa che conta, ma l'immagine, secondo me, è quella che dicevamo prima, l'armonia, e deve essere gradevole, deve rientrare nelle case e piacere. Certo che tutti i difetti diventano poi prerogative, perché l'immagine magari di Costanzo, uno dice, non è dettamente un o di Magalli, personaggi proprio televisivi, però sono delle persone, Magalli soprattutto è uno comunicativo che guarda in camera il sorriso, e poi a un certo punto vale la professionalità. Noi stiamo parlando come Gianfranco, vale la personalità, il carisma, il carattere. Certo che i primi tempi hanno fatto molta fatica anche loro, quindi, perché noi li vediamo adesso già noti, ma all'inizio hanno dovuto faticare, e quindi da scrittori, da giornalisti, prima dietro le quinte, poi sono arrivati alla televisione già con un nome, e quindi poi non si pretende più la bellezza statuaria, si pretende la professionalità, la serietà e il fatto di entrare nelle case con discrezione. No, io ricordo, non so se lo ricordano anche le persone qua presenti, che c'era un film molto famoso sulla satira di costume su questo argomento, in cui Alberto Sordi faceva lo speaker al telegiornale, Guglielmo il dentone, ma aveva questi denti improponibili, e quindi quello era un ostacolo. Insomma, il mezzo busto in genere ha una figura gradevole, ma non deve essere per forza, insomma, assolutamente. Infatti in questo film lui, proprio come conduttore o come annunciatore, perché lui fece questa cosa come annunciatore, diciamo che avrebbe potuto essere veramente valido come speaker radiofonico, come voce fuori campo, così, perché effettivamente in casa chi arrivava con questa immagine non era proprio di quelle che ti tranquillizzano, ecco. Ci racconti la prima volta di Simona Ventura? Simona, la conosco ovviamente da tantissimi anni, ci siamo sempre divertiti, perché andavamo spesso anche fuori insieme, dopo i primi provini, con tante persone si instaura anche un rapporto di amicizia, di simpatia. Quindi era determinata, sicura, voleva fare la giornalista, lei inizialmente voleva fare la giornalista televisiva nell'ambito dello sport, perché lei è sempre stata una sportiva. E quindi io gli ho fatto il provino, gli ho fatto le domande, ero dietro le telecamere, quindi ero io che facevo le riprese, e però lei era sicura del suo percorso, cioè studiava, lavorava, andava a scuola, ci riprovava, faceva tutti i provini possibili, immaginabili, tutti i concorsi, perché diceva, appunto, ogni cosa che io faccio, provini, partecipazioni, mi serve per crescere. E quindi adesso l'ha dimostrato, da un po' di anni a questa parte, è veramente una delle prime donne che c'è in televisione, con una sicurezza. Poi qui adesso viene fuori il suo carattere, il suo modo di essere esuberante, che per tanti anni è stata però misurata. Adesso invece può essere se stessa e concedersi di uscire anche dalle righe, ma perché ormai è, sì, quello che dicevamo prima, quando diventi un personaggio conosciuto ti viene perdonato tutto, e Simona Ventura gli perdoniamo tutto, assolutamente. Ecco, un'altra cosa, oltre al, che tu scrivi, che è molto importante, è la dizione corretta. Ecco, a me vengono in mente personaggi come, vabbè, Gianfranco Funari, anche lo stesso Paolo Bonolis, ad esempio, loro hanno fatto della cadenza dialettale romanesca uno dei punti forti proprio del loro modo incisivo di comunicare. Quindi, come... Io parlo soprattutto di dizione, che io non posso andare in Sicilia a fare i provini, a Bari, a Firenze, e non capire quello che dicono, intanto. E questo perché io, quando ho fatto per dei cabarettisti, per la Sei l'Ultima, ad esempio, degli barzellettieri, non capivo le barzellette, e farsi tradurre le barzellette è veramente terribile. Perché uno deve mantenere la regionalità, perché è importante mantenerla, però uno lo deve usare come vezzo. Cioè, io parlo così qui, che siamo a Lovere, ma allo stesso modo parlo quando sono a Napoli.
Poi se voglio fare la spiritosa tiro fuori, dai, cicciaremo un cicinino in milanese, che sono una milanese pessima perché non lo so parlare, però quello che dico, deve rimanere questa regionalità, perché sennò si perdono veramente le basi, però bisogna saper parlare bene e poi questo usarlo come gioco, come approfondimento. Adesso c'è Pino Insegno, per dire, che è un doppiatore bravissimo, in alcuni film non lo riconosco perché usa, modula la voce molto bene, però quando andiamo fuori a cena, ah già, che mangiamo, ecco, e questo diventa il piacere, perché in televisione noi entriamo in tutte le case e in tutte le case si deve poter capire. Quindi è questo che dico sempre a tutti, bisogna sforzarsi di parlare chiaro, scandire e far capire. E soprattutto in un italiano corretto, perché non è così scontato che poi chi sta in televisione usi un italiano corretto, ecco, non tutti. Beh, ma Di Pietro parla perfettamente l'italiano, non sbaglia nessun congiuntivo. Poi ci sono magari personaggi che hanno fatto di questa caratteristica un modo per farsi voler bene dalle persone, perché magari li sentono più vicini a loro proprio perché usano un linguaggio. Certo, però allora diventa il gioco delle parti, allora diventa il gioco delle parti, che il comico, il cabarettista, perfetto, perché è più diretto, perché non deve trasmettere nulla di particolare, deve far ridere. Però giustamente, come dicevamo prima, se lui mi fa ridere, io non capisco la battuta, farà ridere lui che è di Napoli, ma non lo capisco io. Fino a che mi dice una tazzorella o caffè lo capisco, ma quando entriamo molto stretto, perché anche qui a Bergamo io ho sentito qualcuno che mi parlava stretto, né? Non ho capito proprio niente, ho detto fermi, spiegatevi che cosa, perché quando parlano in dialetto stretto, adesso io non so qui, però veramente io non li ho capiti e mi dispiace questo. Poi la battuta scherzosa, pota, tutti lo sappiamo, e questo lo trovo molto molto carino e non voglio che si perda, e anche in televisione dovrebbero giocare molto di più. Però è molto carino che uno parli, se parla, parla bene, perfettamente, e poi butta la frase de hura e de hota. Ecco, che io non ho de hura o de hota, sembra. Però è, deve essere così, la televisione è questa, perché uno quando va in televisione deve pensare che la lo vedono, lo possono vedere i bambini, da piccoli a grandi, e di tutte le fasce culturali, è inevitabile. Sì, c'è un eccesso di romanesco, ho notato, soprattutto nella pubblicità, negli spot pubblicitari. Io ne ricordavo spesso uno con Gianfranco, lui moriva da ridere perché c'è questa signora disperata perché la lavatrice gli si è rotta, arriva l'idraulico in casa e le dice: ma signora, non ha usato l'anticalcare? E lei: quello è un amico, così proprio in romanesco, dice. E allora a cucina allagata. Quindi veramente c'è un eccesso ogni tanto di purtroppo di questo dipende da dove girano lo spot pubblicitario e dov'è l'agenzia, perché i romani dicono che sono tutti lombardi, gli spot televisivi, i lombardi dicono che sono tutti romani, insomma a Roma c'è molto di più questo gioco del doppiaggio, Milano molto meno, però parecchi spot sono fatti. Ecco, quello che non mi piace è quando negli spot cercano un'immagine che poi viene doppiata. Dobbiamo trovare anche delle persone belle e brave che possono fare in diretta, senza mettere la faccia di uno con la voce di un altro, con le gambe di uno, ecco, questo è molto importante. Però purtroppo la pubblicità deve dare un'immagine in 30 secondi, deve raccontare una storia e deve essere ben precisa. Se viene girato a Roma i doppiatori sono tutti romani, che vuoi fare? Andiamo a mangiare. Ecco, a volte dopo aver superato un provino con successo si viene chiamati, addirittura magari il ragazzo o la ragazza in questione firmano un contratto, vengono convocati per la registrazione, arrivano lì e possono addirittura essere sostituiti all'ultimo da qualcuno che è stato raccomandato. Ecco, in questi casi
come ci si deve comportare? Io mi sento malissimo quando succedono queste cose, purtroppo è successo, perché magari si pensava, o il produttore, perché come dicevamo le scelte vengono fatte poi dai piani alti, delle ragazze scelte, poi all'ultimo momento, ma neanche una ragazza raccomandata, si incontrava una ragazza più bella, più giusta per la trasmissione, e quindi si diceva alla ragazza: guarda, abbiamo scherzato e purtroppo non puoi fare più te. Beh, è successo anche recentemente con la Francesca Senette, che conduceva una trasmissione, dai giornali ha saputo che sarebbe stata sostituita, lei non ne sapeva assolutamente niente, quindi parliamo anche di personaggi già professionisti, figuriamoci con le vallette.